insegnanti e gli studenti. Voi date delle opportunità a me. Io ho l'onore e la fortuna, insieme con altri amici che sono qui, di passare la maggior parte delle mie serate a Roma col professor Casella, l'amico Antonio. Quello che mi affascina del professor Casella, che voi avete conosciuto l'altro anno, è la sua profonda cultura, una cultura viva, una cultura che spazia in tutti i campi, una cultura che collega Roma, che mi affascina, così ci calmiamo un poco, a oggi, l'antica Roma. Dopo la meravigliosa Lectio Magistralis dell'altro anno su Dante, che tra l'altro a me ha permesso di conoscere anche Siracusa, di cui noi abbiamo fatto, grazie ai ragazzi, abbiamo firmato ieri il protocollo d'intesa col teatro di Siracusa, quindi abbiamo portato avanti il vostro discorso, e grazie alla professoressa Menetti. Dopo quella meravigliosa esperienza ci eravamo lasciati con quella di rivederci. Ebbene, il professore ha detto: io sono disponibile a tornare a trovare i miei ragazzi, che penso siano anche i tuoi. E il professore ha accettato di essere con noi su un tema abbastanza delicato e attuale. Tra l'altro ringrazio lo studente Giorgio, dov'è Giorgio? Se mi alza, è fuori, che spiegando bene la parola speculazione, ho capito che io, che mi dicono che sono uno speculatore, che vado a speculare, vado a vedere, ho avuto un ulteriore approfondimento. Dicevo, un tema importantissimo, attuale, perché noi oggi stiamo pagando un prezzo enorme come società per il fatto che l'economia finanziaria, non l'economia reale, attraverso il gioco della speculazione, ha piegato quasi l'Occidente, obbligando ad un cambio completo rispetto ai processi e alle situazioni. E allora, attualissima questa Lectio Magistralis, in gamba i ragazzi del liceo classico che hanno voluto realizzarla, e so che passeremo insieme con il professor Casella un momento di grossa approfondimento culturale e di attualità. Grazie a lei, professore. Buongiorno ragazzi. Ah, ecco Giorgio, grazie. Vieni qua con me. Sì. Ah, grazie. Volevo fare una breve introduzione dell'argomento prendendo un articolo che è apparso la settimana scorsa in prima pagina sul Corriere della Sera. Sono 4 righe, ve le leggo e poi vado avanti. Lo strappo degli spread e la caduta degli indici in borsa non sono scosse destabilizzanti per adesso. Ieri non c'è quasi stata speculazione al ribasso contro l'Italia, ma difficilmente durerà. L'argomento, quindi, come ha detto il rettore, come ha scritto il vostro amico, è la speculazione. Però, non essendo io un esperto finanziario, non darò a questo nostro incontro un taglio finanziario, parlerò anche di attività speculative del presente, ma l'argomento complessivamente avrà un profilo evidentemente storico. Quindi la speculazione, partendo dall'oggi, andando a ieri, attraverso il racconto delle attività speculative di oggi confrontate con quelle realizzate dai quattro personaggi di cui abbiamo avuto indicazioni nella brochure che è stata distribuita. Dicevo, sono in un mondo classico, ho adottato per questa lezione il sistema di Plutarco. Sapete, Plutarco ha scritto l'opera Le vite parallele. Ha preso un personaggio del mondo romano e un personaggio del mondo greco, li ha messi a confronto attraverso similitudini nei comportamenti, negli atteggiamenti e nelle azioni. Quindi metterò a confronto con il metodo, diciamo, plutarcheo,
le attività speculative del presente con quelle del passato e poi alla fine congiungerò i quattro personaggi attraverso un'analisi dei comportamenti comuni che hanno avuto non solo nei confronti della ricchezza, ma anche in altre manifestazioni del loro animo. La speculazione, come ha spiegato bene il vostro amico Vigilio Palatino, specula, era il legionario posto in alto che osservava dal castrum, dall'accampamento, ciò che avveniva negli intorni per impedire improvvisi e inattesi attacchi nemici. Questo era lo specula, osservava da specie, latino, che significava osservare e scrutare. E lo speculatore cosa fa? Osserva, scruta l'andamento dei mercati per intervenire al momento opportuno e arricchirsi. La speculazione non produce ricchezza, non dà servizi, non dà beni, ma accumula ricchezza, possibilmente per chi la fa. La speculazione si può usare come termine in diversi ambiti, in campo filosofico, in campo morale. Noi la adottiamo oggi in campo finanziario, per passare al campo storico. Per esempio, speculazione in campo filosofico, che cosa significa? È la ricerca di qualcosa che non ha solide basi scientifiche, galileanamente accertate. Per esempio, la speculazione sull'esistenza di Dio, su che cosa si basa? Sul dogma, sulla fede, sui sentimenti, ma non a basi. Mentre la speculazione in campo finanziario si basa su cose concrete, si basa sui mercati, e che cosa consiste? È l'attività di colui che intende arricchirsi facendo affidamento sulle sue capacità o sulle sue presunte capacità di prevedere l'andamento dei mercati finanziari. L'Italia, come abbiamo letto dal Corriere della Sera, sta vivendo un grandissimo periodo di crisi economica, la più grande del dopoguerra. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia, ma un po' tutta l'Europa, in particolare l'Europa mediterranea, sta vivendo un grandissimo periodo di crisi. Questa crisi è nata negli Stati Uniti, come ha detto il rettore, è stata una crisi finanziaria. È nata negli Stati Uniti, si è manifestata nel 2008, dal 2008 è passata in Europa, ha investito l'Europa e accanto e con la crisi della finanza ha investito anche ed è diventata la crisi dei debiti sovrani. Per intenderci, poche parole, cosa sono i debiti sovrani? Sono i debiti di ciascuna nazione, le quali per mantenere il loro sistema sono costrette a farsi prestare i soldi dal mercato. E quindi si è congiunta la crisi del debito sovrano con la crisi finanziaria, di cui adesso brevemente vi parlerò, ed è scoppiata la crisi economica in tutto l'Occidente. La crisi negli Stati Uniti nel 2008 si è manifestata col fallimento di una delle principali banche statunitensi, è una delle prime quattro banche, la Lehman Brothers. È fallita, ma insieme a lei sono fallite tante altre agenzie finanziarie, per cui molte banche americane, per le loro attività speculative, che adesso vi descriverò in breve, si sono trovate in difetto di liquidità e dovuta intervenire la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, fornirle di liquidità per far fronte alle richieste di disinvestimento da parte dei risparmiatori. Cioè i risparmiatori atterriti andavano in banca a ritirare i loro depositi. Ed ecco la crisi. La Lehman Brothers, una delle prime quattro banche americane, è fallita per la crisi dei subprime, principalmente. I subprime sono dei prestiti ad alto tasso di interesse. Si chiamano subprime perché sono diversi dai prime. I prime sono i tassi di interesse ordinari. I sub sono quelli non sotto, come potrebbe sembrare, ma sono sopra. Perché venivano dati questi prestiti? A chi? Venivano dati a
coloro che avevano per lo più precedenti storie di insolvenza, cioè avevano fallimenti, non avevano pagato precedentemente, oppure venivano dati a coloro che non avevano un reddito adeguato al prestito richiesto. E quindi si è innescata una crisi terribile, perché negli Stati Uniti, nella fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, c'è stata una rincorsa all'acquisto degli immobili. Ecco dove stava la speculazione. Gli immobili, dopo 4-5 anni, raddoppiavano di valore. Quindi la gente correva a comprare per rivendere, e per comprarli acquistava, prendeva i mutui subprime, cioè ad alto tasso di interesse, perché le banche non controllavano il reddito di chi chiedeva il mutuo con l'entità del mutuo, anche perché il mutuo era rapportato al valore dell'immobile, perché l'immobile dopo 4-5 anni raddoppiava di valore, il mutuo raddoppiava. E di conseguenza che cosa è successo? Che queste persone non sono state in grado di pagare il mutuo, di restituire il prestito, e le banche si sono trovate in difficoltà, perché le banche speculavano prestando soldi ad alto tasso di interesse, perché davano alti tassi di interesse agli investitori, a coloro che depositavano i loro soldi in banca. Ed ecco la crisi, è scoppiata. Cioè le banche non hanno avuto più soldi indietro, gli investitori andavano a ritirare i loro investimenti, si sono trovati in difficoltà di liquidità. La Lehman Brothers si trovava esposta per oltre 600 miliardi di dollari. Pensate, è una cifra enorme. 600 miliardi di dollari corrispondono a un terzo della ricchezza italiana di un anno. Solo una banca aveva un'esposizione di 600 miliardi di dollari ed è fallita, lasciando, quindi non ha restituito agli investitori i loro risparmi, ha lasciato sul lastrico migliaia di investitori, non solo, ma ha lasciato senza lavoro 26.000 dipendenti, di cui alcune centinaia anche in Italia, perché anche le banche europee partecipavano a questa corsa della vendita dei subprime, dei mutui, perché non c'erano soltanto i mutui subprime, c'erano anche gli acquisti d'auto subprime, c'erano anche le carte di credito subprime, tutto si basava su questi tassi di interesse alti speculativi. Ed ecco il fallimento, alla fine la baracca è crollata. Si è riversata in Europa, perché molte banche europee, non tanto quelle italiane, qualcuna anche, avevano fatto queste operazioni con le banche americane, ed è scoppiata la crisi. A questo si è aggiunta la nostra crisi, che siamo fortemente indebitati. L'Italia ha il quarto debito del mondo, si è accumulata, ed ecco la crisi spaventosa che ha colpito in modo particolare l'Europa. Sentite frequentemente la crisi dell'euro, la crisi del debito della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Italia, tutto è in crisi per colpa della speculazione. Questa però, come vi ho detto all'inizio, per mettere a confronto le attività speculative del presente con quelle attuate del passato, questo però è stata un'attività speculativa fallimentare. Adesso vi voglio parlare di un'attività speculativa che è perfettamente riuscita per chi l'ha praticata, non per chi l'ha subita. È la cosiddetta vendita allo scoperto. La vendita allo scoperto, cioè uno vende una proprietà che non possiede. È un'attività chiaramente speculativa. Per renderla abbastanza semplice, spero non semplicistica, cos'è la vendita? Si chiama anche vendita a nudo. In inglese short selling, che è una cosa, un'operazione che si deve fare in brevissimo tempo. Io vendo un titolo prendendolo in prestito da una banca. Prendo ad esempio oggi un titolo che vale 100 euro. Lo vendo, lo prendo in prestito, lo vendo. Dove sta la mia capacità?